tutti ragazzi, sono Davir, bentornati su Ghibli Channel e su Rising Storm 2 Vietnam. Allora ragazzi, c'è stato un nuovo aggiornamento che ha introdotto nuove mappe, un sacco di cose veramente veramente spettacolari. Stavo cercando se c'era appunto una mappa di quelle nuove e dovrebbe essere questa, sperando di riuscire a connetterci al server, perché era 63 su 64, quindi quando ce n'è uno che balla di posto libero è sempre un po' un casino, perché magari vi connettete insieme, però pare di sì. Questa è una bellissima mappa, da quello che ho visto ne hanno aggiunte due, mi pare, se non tre, più insomma altri elementi estetici, quindi pitture facciali, insomma varie cose per personalizzare appunto i propri soldati. E dato che sapete insomma che adoro comunque questo gioco, ormai quando c'è qualche novità ve lo porto anche semplicemente quando mi va di giocarci, perché ripeto, mi ci diverto veramente veramente tanto. Qua siamo nel classico, diciamo così, io vado con i Marines, siamo nel classico scenario proprio da guerra, eccoci qua, quindi andiamo con il nostro squad leader, gli diamo il ready e siamo pronti a partire. Vediamo un attimino che sta fa questo, ok, dove te ne vai? Allora, capiamo un attimino sulla mappa, credo che queste arriveranno qua. Non credo che si possano guidare mezzi, perché i veicoli no, ancora non ci sono. Speriamo che li aggiungano comunque prima o poi, perché sarebbe veramente una gran bella cosa. Ok, arrivano di là, quindi io farei un attimino di attenzione. Non so esattamente. Ah, il mio squad leader è rimasto lì. Ok, raggiungiamo magari lui, se non mi segano adesso che faccio marcia indietro, ma spero di no. Andiamo qua, vediamo se riusciamo a intravedere qualcuno. Per il momento non vedo nulla, Non so, come detto, dove possano essere. Io do supporto al mio squad leader, sperando che... là ce n'è uno. Mi era sembrato di vedere qualcosa che si muoveva là, quindi io nel dubbio sparo. Qualcuno l'ho colpito. Ah, ok, infatti ho fatto una kill, ragazzi. Bella kill, bella killozza. L'avevo visto da qua, dalla distanza, che si muoveva qualcosa. L'ho visto qualcosa di strano. Vediamo se riesco a ribeccare qualcuno, perché il maledetto era proprio là. Quindi, ai ai ai, porcaccia miseria. Occhio, 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 perché mi hanno ferito. Porca vacca, non l'ho visto. Mi hanno cecchinato dalla distanza. Occhio ragazzi, perché qua è dura, come sapete su sto gioco è abbastanza dura. Io cerco di stare un po' più a lato, ma il problema è che ormai sanno che siamo qua dentro, quindi è abbastanza difficile. Facciamo un po' di fuoco di supporto, ma... cacciaboia, ok. Mi sa che avevo visto qualcuno, infatti gli ho sparato e... cacchio, è una granata. Aia, mi sa che sono morto. No, 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 rimettimi la baionetta, grazie, porca Eva. Ok, siamo messi malissimo, mi stanno tirando malissimo, quindi porca vacca. Ok, mi stanno tirando malissimo, ragazzi, non credo di riuscire a uscirne vivo di qua, Provo ad andare dall'altro lato, che magari non se l'aspettano, ma... sarà, eccolo. Porcaccia Eva, l'ho colpito, ma non l'ho ucciso, maledetto, sono tutti là, sono tutti là. Occhio, sono tutti là. Porca vacca, ok, uno, forse due li ho uccisi. Bella lì, preso. Preso pieno. Ho fatto anche una achievement. Veteran Soldier. Cacchio, ce n'è uno là. Porca Eva, dov'è? Mi ha ferito, non ho più bendaggi. Cercherò di vendere cara la pelle uccidendone più possibili, ma sono morto. Vabbè, ho fatto una strage, in realtà ne ho uccisi 3, 4. Quanti ne ho uccisi? Ma ce n'erano troppi. Poi mi avevano ferito e avevo finito 4, ne ho uccisi. Avevo finito le bende, ragazzi, quindi eccoli tutti là. Sarà dura, Sarà veramente, veramente dura, ragazzi, perché qua... ci sono... ho visto uno là, occhio. Ah no, ok, era uno dei miei. Già gli stavo sparando malissimo. È un bel casino, qua. Provo a andare di qua. Allora, là è dove mi hanno ucciso, tra l'altro. Ok,
Credo di sì, quindi porcaccia, va via, via, corri, 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 corri. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Ok, riprovo a entrare qua dentro, ragazzi, sperando che... Ok, meno male che siamo... Oh, cacchio, non mi spawnare davanti, però, che ti seguo via. Vediamo, se riesco a beccare qualcuno da qua. Sarà dura, qua a difendere, perché se ci sparano, tra l'altro, con una granata, siamo tutti quanti morti. Recon is in the air. Ah, un bel casino, no, che okay, quello è uno dei miei. Occhio, 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 eccoli là, li ho visti. Sono là. Sono tutti là, purtroppo, ma quello lì con l'M... Orco boia, porcaccia Eva. Quello con l'M60 dovrebbe fare magari un po' di fuoco di supporto, non sarebbe male. Ma ha dato un assist comunque, quindi qualcuno l'ho ferito, ottima cosa. Io cerco di dare fuoco di supporto ai miei, ma sto sparando un po' alla cieca, ragazzi, vi dico la verità, sto sparando assolutamente alla cieca. Eccolo là, l'ho visto, non so se l'ho preso, ma non credo. No, infatti no, forse l'ho solo ferito. Ma a me va bene anche ferire. Importante fargli danno. E eccolo, l'ho visto, sparavano di là. Ok. È un bel casotto, qua. Mi è sta l'orco boia. Ok, mi hanno mirato a me con lanciagranate, con lanciarazzi, lì quello che era. È un bel casotto, ragazzi. Non riesco a vederli da qua, sono troppo lontano e l'M16 non è proprio l'ideale come arma. Però cerchiamo di difendere coi denti. Cacchio, là ce n'era uno, forse anche quello l'ho ferito, ma non lo so. È un bel casotto, come detto sembra facile, ma non lo è. Ok, ho visto là del sangue che è schizzato, quindi non so se... Bella lì, no? L'ho killato, grande, grande kill. Mamma mia. Da lontano infatti gli avevo visto la testolina muoversi e l'ho freddato dalla distanza. Il problema è che qua sono veramente troppo prevedibile come posizione, ma... Non mi fido ad andare troppo avanti, vorrei rimanere un po' nelle retrovie. Mannaggia al boia per... Dare una mano di qua se riesco. Recon is in the air. Acceva, eccoli. Là ce n'era uno, gli ho sparato, ma mi sa che non l'ho colpito. No, quello purtroppo no. Enemy is running out of time. Quello purtroppo no. Adesso si avvicineranno tutti. Cacchio. Ah, un bel casino. Spara, zio, spara, spara. Cacchio, ho finito i colpi. Ma non avevo appena ricaricato, vabbè. Ma porca, ma perché finisco subito i colpi? Ma ho finito le munizioni, scusa un attimo. Sì, cacchio, ho finito le munizioni, ragazzi. Mannaggia, mannaggia, andare a pigliare munizie. Porca vacca il bombardamento, ma porca, porca. Vai, vai, ricarica, ricarica. Dai, 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 dai. Ma porca, ma porca. Sono morto, ragazzi. Mi sa di essere morto. Corri più veloce della luce. Oddio, aiuto. Porca vacca. No, ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho più o meno fatta. Sì, qua sono. Dai, dai, sparate. Fate fuoco di soppressione, che almeno evitiamo che si avvicinino questi maledetti. Mannaggia, oh, questi sparano. Ci parano qua vicino, Ma cacchio sono, vedo muovere là in fondo, ma è molto difficile prenderli da questa distanza, Cavacca. E ce n'era uno là. Occhio. Occhio, Grazie, abbiamo quasi finito il tempo. Non so chi è che sta vincendo, non ne ho idea. Guardalo qua. Ok, l'ho preso. Sì, non so se gli abbiamo sparato in due. Sì, era... Ah no, l'ho ucciso io, perfetto. Quello lì stava facendo il maledetto. Anche protetto lo squad leader. Quindi occhio, occhio che arriva di là. Porcaccia, Eva. Ma sparano del brutto. Ma porca, vabbè, con lanciarazzi. Era prevedibile, ragazzi. Era prevedibile, anche se comunque 6 kg, insomma, ho fatto... Ok,
che cacchio è una granata. Ho fatto per quanto una discreta strage. Per quello che ho potuto fare. Occhio, occhio. Per qua ci sono già davanti, mi sa. Per quello che ho potuto fare, credo di aver fatto una discreta strage. E quindi, insomma, speriamo che sia servita a qualcosa. Spero di non aver segato nessuno di me con la granata, ma era necessario farlo. Veramente necessario farlo. No, però non ho ucciso neanche nessuno, quindi ok, è servita a poco la mia granatozza. Ma va bene, io cerco di difendere un attimo questo lato, anche se di qua al momento non vedo più nessuno. Ok, se c'era qualcuno dubito che sia rimasto in vita dopo un attacco del genere, quindi di lì credo che stiamo un attimino più tranquilli. Adesso vorrei che stiano attaccando da quel lato, quindi dare un occhio. No, non vedo nessuno però qua. Ah, infatti sono là. Sì, infatti sono là. Aia, cacchio, sì, era là. Porcaccia miseria, mi stava sparando, è brutto. No, te ci devi morire. Ok, uno era a terra, mi sa che l'ho preso. No? Convinto di averlo ucciso io. Ma traballava tutta la visuale, ragazzi, mi stavano sparando tantissimo. Quindi non sono riuscito. Mi stanno tenendo sotto tiro, ce l'hanno su. L'ho visto arrivare, ho sentito il dolore anche nella vita reale. Devo dirvi la verità. Ma mi ha fatto malissimo anche dal vero. Credo di averne feriti un po', perché quello lì che strisciava sono convinto di averlo preso. Anche se magari solo alle gambe, mannaggia al boia. Ma di sicuro. Cacchio. Carica. Solo alle gambe, ma di sicuro l'ho ferito. Quindi, ok. Vai. Due belle granatozze al limone qua ci stanno. Porco boia. Non li vedo, ragazzi. Cacchio. Non riesco a vederli, ragazzi. Stanno attaccando tutti di botto perché sono i secondi finali. E quindi è veramente, veramente un gran casino. Non riesco neanche a vederli di qua. Non li vedo. Maremma. Eccoli. Caccia Eva. Ha provato a sparare a qualcuno, ma... Ok, comunque li abbiamo tenuti. Non l'ho killato. Grande kill. Mamma mia, grande kill, ragazzi. E abbiamo vinto. Porca miseria, bella partita. 7 kill alla fine, anche se sono entrato ormai verso la fine. Vabbè, abbiamo perso tutto il match. Abbiamo vinto questo round, ma abbiamo perso il match perché evidentemente nei round precedenti avevano vinto gli altri. Però devo dire che è stato assolutamente un gran bel round, una bella partita secondo me, dove comunque sono riuscito a farvi vedere la mappa nuova, almeno una delle mappe nuove, che era quello che comunque mi interessava, sicuramente la cosa principale. Tra l'altro abbiamo anche aumentato il livello, adesso sono arrivato a livello 28, un bel po' di gradi. Come sapete ci gioco parecchio a questo gioco, ho anche sbloccato appunto un achievement Veteran Soldier killando 500 nemici in totale, ovviamente, quindi insomma non mi posso lamentare. Come sapete, ragazzi, a me il gioco piace. Ogni tanto appunto ve lo porterò, quindi mi raccomando, se volete continuare a vederlo. Ecco, questa è un'altra mappa nuova, la Danang Airbase, è un'altra mappa nuova, anche questa credo sia, non l'ho ancora giocata, credo sia veramente veramente bella. Magari la vediamo giusto 2 minuti, tanto per insomma vedere anche un pezzettino di questa nuova mappa. Intanto c'è vicino ai fan lavori, quindi se sentite casino sotto è semplicemente per quello. Va bene, sono in full gli americani. Vabbè, dai, andiamo con questo, andiamo col machine gunner, giusto per fare un po' di casino. Vi faccio giusto vedere al volo, ragazzi, 2 secondi, questa mappa nuova, che ripeto è nuova anche per me. Quindi c'è un bel punto con insomma queste classiche risaie, credo che siano tipo insomma zone paludose, ma credo proprio che siano risaie insomma messe così. E là c'è praticamente quella che dovrebbe essere l'airbase, vedendo dalla mappa, sì, esatto. Tra l'altro, ecco, hanno anche indicato le zone, mortar, blockhouse, sì,
Caccia boia Eva Ladra. Subito l'ho beccato, subito l'ho beccato. Fuoco di soppressione, ragazzi. Di me che sono il mitragliere. Ok. Ok, ricarica, va. Mannaggia, oh, siamo partiti proprio carichi, eh. Con uno che ci ha sparato in faccia, quindi, ok, mo speriamo di riuscire ad avvicinarci. Però veramente bellissima, anche sto gioco, ragazzi, come detto, le emozioni e la sensazione di guerra che regala sto gioco è qualcosa di unico, che non ho ancora comunque trovato in nessun altro gioco, quindi spettacolare, che vi devo dire. Veramente, veramente bello. Io più che altro ho paura che mi becchino dal lato. Non capisco se là c'è qualcuno là dentro oppure no, ma non credo. Acceva. No, ok, quello è uno dei miei. Ok. Quindi, va bene, lì direi che non c'è nessuno. Però sono... Ah, sono laggiù in fondo, sì. Sono... Aia, 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 aia! Chi cacchio è? Da dove? Da 62 metri. Non l'ho assolutamente visto. Ma proprio... per nulla. Ragazzi, non l'ho assolutamente visto. Vabbè, comunque, gente, io direi che concludo qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Resistance 2 Vietnam. Magari ne farò un altro dove vi farò vedere con calma una partita fatta solo in questa mappa e... nelle altre nuove, perché come detto non mi ricordo, ma mi pare che siano 3 in totale le mappe che hanno aggiunto, però non vorrei sbagliare. Quindi se vi piace l'idea, ovviamente lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E se vi va, seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!